Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteram, un'ora insieme per analizzare non tanto più il momento della formazione biancorossa che oramai è in vacanza, ma per vedere, insomma, fare un'analisi di quello che è stato e se possibile anche di quello che sarà. Chiaro che siamo ancora molto lontani dal ricominciare, dal ritiro, però insomma qualche ragionamento si può pur fare. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060 e questa sera vi chiedo, insomma, di fare delle domande perché è un'occasione importante. Abbiamo nel nostro studio, ritrovo con particolare piacere, un po' più rilassato perché il campionato è finito, il tecnico del Teramo Gianluca Maurizio. Buonasera mister. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ecco, proprio per la presenza del mister vi invito a fargli delle domande, magari qualora lo vogliate, qualora possa rispondere, lo farà molto molto volentieri. Poi i miei due compagni di viaggio, Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Allora, cominciamo. Di solito io in questi casi comincio sempre con la classifica e adesso questa volta invece non devo metterla perché insomma la sappiamo tutti. Allora, mister, parto direttamente con te per chiederti così a bruciapelo, prima domanda, che voto dai alla stagione del Teramo? Proprio in pagella, ecco, questa è la pagella, che voto gli dai? Non so se i voti, non sono molto bravo dei voti, credo che sia stata comunque, come si faceva un po' di anni fa, una buona stagione. Siamo partiti con un handicap importante, magari qualcuno non me ne voglia, ma siamo partiti con, almeno dal mio arrivo, siamo partiti con 6 partite, 4 punti, quindi con delle problematiche importanti. E siamo arrivati a ridosso dei playoff, quindi credo che abbiamo fatto una buona annata e per questo, come sempre, poi dipende da molti fattori, quindi certo. Niente. C'è un po' di rammarico per averlo mancato, a parte che poi non si sarebbe realizzato perché in effetti poi la Coppa Italia ha vinta la Viterbese, però subito dopo Teramo Ternana un po' c'era il rammarico. No, il rammarico, guarda, è stata un'annata abbastanza così, diciamo che quando si raggiunge un obiettivo poi magari si può pensare sempre, dice oddio, potevamo fare qualcosa di più, però non dimentichiamoci da dove siamo partiti soprattutto e non dimentichiamo che a 3-4 giorni alla fine stavamo lì con la paura di dover andare a fare un play out oppure di giocarci magari la salvezza all'ultima partita. Certo. Oh, ti chiedo, mentre vanno le immagini proprio dell'ultima partita, questo è il tiro di Fiordaliso proprio contro la Ternana, ti chiedo qual è stato il momento più difficile o il periodo più difficile della tua esperienza a Teramo da quando sei arrivato ad ottobre fino alla fine del campionato? Ma il momento in cui hai detto ma chissà se ce la faccio. No, questo, se c'è mai stato questo no, questo da un punto di vista di pensare che chissà se ce la facciamo non l'ho mai pensato, sono sempre stato fiducioso però il periodo iniziale è stato il periodo, anche se sono arrivate 3 vittorie, ma era stato il periodo di conoscenza, una mentalità totalmente diversa dalla mia, quindi una gestione un po' così diversa, non migliore né peggiore, ma è quindi la fatica a dover portare dei concetti abbastanza così diversi e quindi per farti credere è difficile in questo mondo. Devo ringraziare la società, il presidente in particolar modo, perché mi sono stati molto vicini e il direttore generale, mi sono stati molto vicini perché comunque era difficile riuscire a portare a sposare un progetto con me, perché comunque sono stato esigente su tante cose e devo ringraziarmi perché mi sono venuti dietro.
Noi qualche settimana fa, però non mi hai risposto alla domanda, avevamo proposto un andamento grafico del tuo Teramo da quando l'hai preso. In generale, in realtà era di tutta l'annata praticamente, però non mi hai detto qual è stato il momento più complicato. L'inizio. L'inizio? Nonostante sì. Le tre vittorie? Nonostante le tre vittorie, pensavo che comunque c'era tanto da lavorare. E c'era tanto da lavorare perché comunque bisognava, il Teramo veniva da anni difficili e quindi c'era tanto da lavorare. L'abbiamo intravisto, poi ne avevamo creata anche un'altra di grafica, ecco la stagione, ovviamente la tua foto è più grande, non per voler sminuire Zichella, ma perché graficamente non c'entrava in sei partite, chiaramente. E invece voi che giudizio, che pagella date al Teramo di Maurizi? Ania, parto da te. In termini di voto, sì. Intendi? Credo che darei un 7 per quello che si è fatto man mano da quando è arrivato il tecnico, per quello che piano piano si è riuscito anche a cambiare rispetto a come era iniziata la stagione, purtroppo male. E c'è un po' di rammarico, però ovviamente con il senno di poi, per quello che poteva essere, non è stato in determinati momenti, soprattutto magari in quel mese in cui non si è riusciti a sfruttare appieno le gare casalinghe oltre alle partite in trasferta, però era un obiettivo forse troppo rispetto a quello che ci si poteva attendere quando ci sono stati momenti difficili nel corso della stagione. Credo che il 7 alla fine sia meritato per quello che è stato fatto in ottica salvezza, perché ci sono stati sì momenti difficili dentro e fuori dal campo, e la squadra però ha saputo reagire bene alle difficoltà con l'aiuto dell'allenatore e di tutta la società, e quindi anche centrare la salvezza in anticipo rispetto alle ultime annate è stato un fattore in controtendenza che secondo me merita più che la sufficienza. Si sta lavorando per la prossima stagione, ci scrivono da casa. Sì, credo che sia normale che una società che voglia programmare stia lavorando per la prossima stagione, così anche il Teramo. Magari non è giusto proclamare 4-20 quello che No. Però infatti non credo nella domanda fosse no, no, dico, era solo per sapere. Cioè. No, è così, è fisiologico, è fisiologico, sì. Andrea, tu sei d'accordo con il 7? Sì, d'accordissimo con quanto sostenuto da Ania. Il voto rispecchia, a mio avviso, la stagione. E poi c'è anche da considerare che, viste le ultime annate, e visto che c'era il rischio che si potessero ripetere queste annate, il fatto che non sia accaduto ma che ci sia stato un finale poi convincente, una salvezza arrivata anche con una giornata di anticipo, io penso che sia un risultato da enfatizzare. Penso che il voto 7 sia il voto più giusto per definire questa stagione, se proprio dobbiamo sintetizzarla con un numero. Probabilmente, ecco, il mister ha detto che il momento più difficile è stato il momento cui è arrivato, io dico che si è rischiato tanto e si è temuto in casa Teramo dopo la sconfitta interna con la Virtus Vecomp, perché si era all'interno di un ciclo di sconti diretti e quella partita precedeva due trasferte contro Giana e Renate. Perdere in quel modo, facendo vedere dei limiti, riproponendo quei limiti che il Teramo aveva cercato un po' di smussare nelle partite precedenti, cioè prendi gol e poi non reagisci, ne prendi subito un altro, e poteva far pensare male. Invece poi la squadra si è rimessa in carreggiata e nelle due gare lombarde ha fatto 4 punti che hanno sostanzialmente rimesso in piedi la classifica e sono state l'ipoteca poi per la salvezza. Riprendo il discorso di Andrea, perché in tante conferenze stampa, soprattutto le ultime, ti abbiamo sentito parlare di consapevolezza, cioè una squadra che può ottenere il risultato o non ottenerlo, ma che aveva raggiunto una consapevolezza dei propri mezzi. L'hai detto perché ci credevi o perché in quel momento era anche funzionale? Devo dire quello? No! Sì, perché ci può stare nell'ottica di un allenatore. No, ma io credo che la consapevolezza dipende da una capacità di osservazione, e quindi quando tu osservi la tua squadra che si allena e hai dei principi di gioco che
che vuoi sviluppare, che hai messo in testa dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, psicologico ai calciatori, quindi la gestione dei calciatori diventa fondamentale in questo senso, e credo che tu li vedi negli occhi e guardi con i loro occhi, e quindi come loro guardano con i tuoi, e di conseguenza dici ok, ci siamo, sappiamo chi siamo, cioè se prendiamo Goce il rischio che lo prendiamo dopo 5 minuti, quindi dobbiamo stare più attenti, siamo consapevoli, certo, di questo, sì, ok, ma io quello che voglio fare... Dopo te lo ripropongo. Sì, sì. Voglio dire, quello che voglio dire in maniera molto marcata è che noi abbiamo pensato di partita in partita, e quindi quindi è stato difficile pensare che cosa succede la partita dopo. Oddio, siamo quasi in zona di retrocessione, anche se non ci siamo mai stati, no? Non siamo mai stati nei play-out. Sono arrivato che eravamo in fondo alla classifica, e poi siamo risaliti, non siamo più tornati nei play-out, giusto? Poi magari volevo, perché abbiamo lavorato sempre di partita in partita. Ti scrivono: peccato però che hai battuto il record di partite in casa perse. Questo sì, io non lo so se è un record, chiaramente. No, leggo l'SMS e lo riporto così come c'è. Però forse è un piccolo cruccio. No, quelle magari abbiamo anche i record di partite vinte in trasferta. Quindi vuol dire. E questo fa parte, secondo te, della... una cosa che ci tengo a dire, questa è una cosa importante, credo che sia importante, poi non lo so perché di solito non è che dico cose importanti, ma una cosa che ci tengo a dire è che quando sono arrivato ho trovato una squadra di calciatori molto giù, perché non riuscivano in casa ad avere quel impauriti, ok, impauriti. Uno di questi è, puoi dire, un calciatore è stato un esempio eclatante, credo che secondo me è un buonissimo calciatore, ma non si è espresso bene, come tanti calciatori non si sono espressi bene. Perché aspetta, magari, hai fatto un nome, non ho capito. No, uno di questi ho detto che non si esprime bene, è stato un caso eclatante perché è un grandissimo calciatore, a mio avviso, che è Piccioni. Un buonissimo calciatore, però era proprio bloccato, ma non parliamo di aspetti tecnico-tattici, mentalmente era un calciatore. E io credo che la cosa più difficile, quello che ho detto all'inizio, era proprio creare questa mentalità, che vuol dire che noi, io ho sempre parlato del noi e mai dell'io, nel senso che noi dovevamo creare un clima dove i giocatori al centro del progetto, il giocatore si deve sentire protagonista, quindi io capisco i disappunti, capisco, cioè, ma ci mancherebbe altro che alla mia età non si capiscono queste cose. Però voglio dire, però abbiamo bisogno, i ragazzi hanno bisogno di sostegno, di calore, e quindi in casa questo qualche volta proprio dice che questa è casa nostra, qui dobbiamo vincere per forza, cioè gli avversari quando arrivano hanno timore, cioè ecco, non si avvertiva molto, e quindi voglio dire, con la squadra giovane è facile pagare. Spero che il prossimo anno Spighi, Proietti, Caidi e Celli possano vestire ancora la maglia del Teramo, perché sono stati determinanti per la salvezza. Sono quattro situazioni anche contrattualmente molto diverse, vero mister? Sì, sono stati determinanti per la salvezza. Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali, bisogna parlare con il presidente, con il direttore sportivo. Perché Aia... Proietti è un prestito. Proietti è un prestito, quindi torna a Pescara. Dal Pescara. Spighi è a scadenza, Celli è a scadenza e Caidi è a scadenza, quindi per questi tre giocatori bisognerà risedersi eventualmente, a quanto pare potrebbe essere possibile un tavolo per discutere del rinnovo. Per Proietti invece c'è da parlare con il Pescara, e io non escluderei del tutto che possa tornare. Ma... Piccioli, pure Rime ha lo stesso problema, ha fatto un gol. Per quanto riguarda Caidi, Spighi e Proietti, sono stati i giocatori che ho trovato qui, con il quale ho instaurato un rapporto importante da un punto di vista sia umano che professionale, perché poi, come ho sempre detto, dietro un calciatore c'è un uomo, e quindi voglio dire. E quindi sono stati veramente una parte integrante di questo gruppo, che avrebbe potuto fare di più, che avrebbe potuto fare di meno, però comunque poi quello che conta sono i dati di fatto, e questo è quello che ha fatto, e loro sono stati importanti per aver fatto questo percorso. Ecco, ma... Cioè, senza nulla togliere a Celli, che è un giocatore che conoscevo. Certo, assolutamente. Ecco, però ti chiedo, poi ad Andrea Dania faccio rispondere sulla famosa conferenza stampa di Campitelli, che però ancora non c'è e non ci sarà a ore.
comunque. Poi se voi ne sapete qualcosina in più di me, vi faccio rispondere. Prendo spunto da quello che disse qualche giorno fa, proprio in chiusura di stagione, Nabil Caidi, in scadenza, ha detto, beh, insomma, io sono in scadenza, non so se rimango, però se rimane il mister e rimane questo gruppo, io ne faccio parte volentieri. Pensi che questo gruppo possa essere confermato quasi in toto, parzialmente, oppure vada rinnovato? Ma è un gruppo che ha dato molte soddisfazioni, ha fatto sotto la mia gestione, sempre, ci tengo a sottolinearlo perché poi sembra quasi presuntuoso, ma in realtà non lo sono, sono molto timido e molto, molto umile. E abbiamo fatto, e mi baso sui dati di fatto, abbiamo fatto quasi un punto e tre a partita, che proiettato per le 38 partite vuol dire playoff, quindi è un gruppo che va analizzato, esaminato il tutto e va comunque tenuto conto che ha fatto tantissimi punti. Sì, quindi ci saranno delle valutazioni caso per caso, mi pare di capire. Sì, però non dimentichiamo che questo gruppo ha fatto tantissimi punti. Ok, un piccolo indizio su qualche conferma in più ce lo dai. Quando ci sarà la conferenza stampa, chiedo a te. Perché la chiedi a me? Perché te ti tocca sempre le patate bollenti. Esatto. Sì, no, lui sì, sì, le sbologna a me, le patate bollenti. Sì, sì. Non ha sentore, probabilmente non a breve, cioè non sarà domani, né dopodomani, né sabato, forse neanche la prossima settimana, ecco, perché ci sono un po' di questioni che devono andare a posto e poi allora ci sarà la conferenza del presidente. Tra le questioni c'è ovviamente la questione societaria, valutare se ci saranno altri ingressi, valutare, anzi ufficializzare la carica di Francesco Quintigliani tra amministratore delegato o direttore generale, mettersi d'accordo per l'ennesima volta anche quest'anno sulla questione stadio, e quando saranno tutti questi componenti al loro posto credo che si farà la conferenza. Messa così, ecco, può essere anche il 15 agosto. Ti sei girata, hai visto la mia faccia che non ho detto nulla, anche, ma era come per dire, ok, se devono può essere anche combinarsi tutte agosto, queste cose nel 2040, esatto. Cioè, sì, più o meno. Sì, forse anche un giorno prima dell'inizio del campionato. La conferenza di Campitelli sta alterando come l'incontro tra Allegri e Agnelli. Cioè tiene tutti col fiato sospeso, dici. Quando si fa. Ma è evidente che si farà quando il presidente dovrà annunciare qualcosa di sostanzioso, altrimenti se deve farla solo perché ha paventato che magari tra 10 giorni si fa la conferenza stampa per poi dover comunicare nulla di concreto. Certo. Si farà quando ci sarà qualcosa di concreto da dire, insomma. Ma il DS rimane, beh sì, io Sanno Federico ha un altro anno di contratto, quindi sì. Ma comunque il direttore ha fatto un buonissimo lavoro, ha preso ottimi calciatori, vuol dire, quindi ha un altro anno di contratto, credo che sia, ci si debba confrontare di più magari sui programmi, ma credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Ok. Eh sì, insomma, hai sostanzialmente detto quello che ho detto anch'io, io mi sono limitato alla parte contrattuale. Ti faccio vedere un ritaglio di giornale, sicuramente ti fa particolarmente piacere, perché insomma è chiaro che non è un giocatore Alessandro Fiordaliso del Teramo, perché era del Torino, però insomma la giovane Italia sboccia Fiordaliso, il muro universale, difensore cresciuto nel Toro, in prestito al Teramo, il risultato, il miglior under 20 della Serie C, piedi educati per impostare 3 gol, gioca in tutti i ruoli della difesa, su di lui il Pescara è anche un club estero, ecco. È diplomato al liceo classico. Diplomato anche al liceo classico, questo mi fa particolarmente piacere. E vuole fare l'università. Abbiamo questa cosa in comune. Bravo. Mi fa particolarmente piacere, perché so che cosa ha passato se è diplomato al liceo classico. Greco e latino. Esatto, lo posso assolutamente capire. Fiordaliso è l'emblema più o meno del percorso di crescita che dicevi prima? Certo. Di quello di avere una consapevolezza diversa? Alessandro è un calciatore che, vuol dire, che è venuto a Teramo per fare un'esperienza importante. L'esperienza importante, parlo dell'esperienza dove il risultato conta, quindi tra i grandi in Serie A, Serie B, Serie C ci sono retrocessioni, ci sono interessi, quindi non è la primavera. È sicuramente il risultato è importante, giocare per risultato non è la stessa cosa che giocare senza di questo. Poi è 99, e oltre a prenderli, perché qui credo che poi
e ognuno tiri sempre l'acqua al proprio mulino, e credo che il Teramo abbia fatto un ottimo acquisto con Alessandro, come con Piacentini, come con lo stesso K, perché ma anche io non mi dimenticherei comunque i Persi e Mantini, che parliamo di 99-98, che è difficile vederli titolari in tante squadre. Mm. Lo scorso anno a Reggio Calabria abbiamo giocato con 4-98, che sarebbero 4-99 di quest'anno, 2-97-96, quindi Turissi, Bianchimano, Marino, Osmanovic, abbiamo giocato con tantissimi calciatori giovani, e sì, credo che i giovani bisogna avere il coraggio di farli giocare, ma anche la bravura di scegliere e di valorizzarli. Ecco, si è parlato tanto del minutaggio, mister, quest'anno, anche soprattutto quando le cose insomma non andavano bene, spesso lo si vede più il minutaggio, almeno immagino dalla parte del tifoso, lo si vede un po' come un obbligo che però tiene fuori qualche giocatore che sulla carta almeno è un po' più quotato. L'allenatore come la vede il discorso minutaggio, e soprattutto nel tuo caso come è stato a Teramo? Cioè, hai detto di Reggio Calabria, a Teramo quest'anno com'è andata? Ma intanto ci tengo a dire che i giocatori che hanno giocato a Teramo, Fiordaliso, Piacentini, Persia, magari avrebbero giocato con me lo stesso titolare, e quindi indipendentemente dall'età, credo che se un giocatore è valido, poi hai dei giocatori rosa che se sono validi giocano e magari danno più di uno anziano. Si fa una netta distinzione tra giovani e anziani, ma in realtà non è così, perché voglio dire, se uno è bravo gioca se è 99, se è 93, se è 88. Vuol dire che Caidi ha fatto un anno strepitoso, ma un 88 avrebbe sempre giocato, nessuno l'avrebbe mai tirato fuori. E quindi voglio dire, noi vediamo l'Ajax in Europa, cioè non solo l'Ajax, sono stato sempre in giro, giocavano quei 99-98 titolari, quando le squadre nostre, l'unico 99 che ha giocato in questi anni è stato Donnarumma. Quindi è una questione un po' culturale la nostra, però magari quando ci sono, si rincorrono delle voci che non sono così esatte, perché poi è facile fare di tutta l'erba un fascio, e si fa giocare un giovane perché si vuole guadagnare col minutaggio, ma in realtà non è sempre così. Il giovane gioca anche perché è bravo. Mm. Però a volte, spesso, le società di Serie C a queste cose devono guardare. Ma intanto sì, è così, anche se poi bisogna conoscere bene tutti i cavilli burocratici, che sono più cavilli dirigenziali che tecnici, sì. Quindi perché proprio non funziona come ho sentito in questi giorni, quindi vuol dire ci sono il presidente, il direttore generale, il direttore sportivo, che magari sanno bene come funziona il meccanismo del minutaggio, perché ci sono dei tot minuti a partita che bisogna fare, e anzi credo che il prossimo anno sia cambiato anche qualcosa, che c'è l'obbligo di fare determinati minuti per accedere alla legge Menandri, a questo famoso minutaggio. Ma è vero che c'è un totale di minuti a partita da raggiungere, e quindi in sostanza questo poi comporta anche nelle sostituzioni il fatto di dover calcolare. Io mi ricordo che tanti anni fa l'ingresso di un under, proprio tanti anni fa allenavo il Perco Crema, e a fine anno ho detto basta fare allenatore con l'orologio. Invece non è cambiato nulla, perché comunque dicono ma lui con i giovani, questa storia, ma i giovani, come ho detto, questa storia hanno sempre squadre giovani, e magari anche può essere anche motivo di soddisfazione quello di allenare squadre giovani, perché comunque se l'anno scorso il miglior giocatore della Giovane Italia lì è stato Cucchietti, quest'anno Fiordaliso, hanno fatto esperienza sono stati due bravissimi giocatori, tutti e due dall'alto di scuola d'oro, sì. Però ecco, è difficile, perché magari per il Teramo quest'anno può essere motivo di orgoglio. Però mister, siccome poco prima di andare in onda un po' abbiamo fatto il punto della situazione, ecco, vogliamo spiegare, perché a volte è una materia ovviamente un po' oscura per i più, e spesso, ti dico la verità, a volte anche per noi, perché bisogna entrare, certo, all'interno dei meandri del regolamento. Ma guarda, ti dico anche per me. Anche per te, però siccome te molto hai esperienza diretta, sì, chiaramente ne sai un po' più perché di noi. Perché poi nel corso degli anni... Cioè, allora c'è un monte minuti da raggiungere in ogni partita. Cioè, io so solo che c'è un bonus ogni tot, okay, minuti. Esatto, quest'anno era praticamente che c'era un monte minuti da raggiungere ogni partita, ma non era... Che era di?
pratica, adesso non mi ricordo precisamente, credo di 350 minuti. 350 oggi. Minuti. E oltre quello ti danno un bonus ulteriore, però credo che non c'era quest'anno l'obbligatorietà dei 350 minuti, nel senso che se tu facevi 200 minuti prendevi 200 minuti di minutaggio. Ok. Okay. E il prossimo anno c'è l'obbligatorietà di fare X minuti per accedere alla Legione Andi, ma il Teramo non credo che siano questi, il Teramo credo che voglia fare un discorso anche di... No, ma noi non lo facciamo perché è no. Per far capire, altrimenti poi qualcuno dice ah, adesso capisco perché in un determinato frangente si è fatta una cosa e non un'altra, è perché la conoscenza ci tengo a dire con estrema fermezza che nessuno a Teramo quindi né il presidente, né il direttore generale, né tantomeno il direttore sportivo mi hanno mai detto devono giocare gli under per forza. Quindi questa è una cosa che ci tengo a dirla con forza, perché poi sembra che sia così. Hanno giocato gli under, certo c'era qualche esigenza di far giocare gli under, ma hanno giocato gli under perché gli under meritavano, anche perché a mio avviso, dal punto di vista proprio tecnico-tattico, un giocatore come Persia, che è 98, noi con quelle caratteristiche non ce l'avevamo. Tra l'altro, adesso vado a memoria, Fiordaliso paradossalmente inizialmente mi pare che non giocasse, forse avrà giocato due gare o due o tre gare con Zighella, che l'aveva scelto insieme al direttore sportivo Sandro Federico. Piacentini, se non ricordo male, anche ha iniziato a giocare o Rimini o Feralpi Salò, non mi ricordo. Poi purtroppo Piacentini si è fatto male. Mi sembra prima un infortunio alla caviglia, poi ha avuto la pubalgia. Persia si è fatto male con la pubalgia, Mantini si è fatto male, pubalgia. Quindi ci sono stati anche limiti nell'utilizzo di questi giovani nel girone di ritorno, che sono stati appunto, è stato limitante, molto più spesso magari si è fatto affidamento a giocatori over. Adesso però vado a memoria, non può darsi anche di aver sbagliato qualche gara. Certo, assolutamente. Poi peraltro sentiremo anche un'intervista al presidente della FIGC, Gabriele Garavini, Andrea, realizzata ieri. Perciò Capaldi non sta con la cortesia, ma credo di no. Questo non è il tipo. No. Sentiremo, a proposito di Conti, sentiremo un'intervista realizzata ieri al Premio Prisco, in cui ha parlato anche del cronoprogramma che dovranno rispettare le società. Certo, detto ieri, per nel giorno del nazionale. Terremoto Palermo, praticamente a poche ore prima della sentenza di prima grado su Palermo, insomma, però dice delle cose importanti. Però le due cose sono in qualche modo legate, perché secondo i fatti ricostruiti dalla Procura e avallati dal Tribunale federale, il Palermo ha messo in campo delle azioni non legali che hanno fatto sì che il bilancio si presentasse in una conformazione che permettesse al Palermo poi l'iscrizione ai vari campionati di Serie B, gli ultimi campionati di Serie B. Se non ci fossero state queste irregolarità amministrative, il Palermo non avrebbe avuto i presupposti formali per iscriversi al campionato cadetto. E quando ieri ha parlato Gravina, di fatti sui quali comunque il Consiglio federale ha deliberato già nei mesi scorsi, si è detto che appunto entro il 24 di giugno tutti gli adempimenti dovranno essere formalizzati da parte delle società di A, B e C per ottenere le licenze nazionali. Poi ci sarà il cronoprogramma che si svilupperà, sì. Con il 4 ci sarà l'esito dell'istruttoria, poi entro l'8 ci sarà modo di fare ricorso per chi... Però non ci saranno più deroghe per documentazioni incomplete. Il 12, ha detto Gravina, il 12 ci saranno i responso definitivo, chi cioè, c'è gli organigrammi. E chi non c'è è fuori. Quindi certo. Insomma, è stato molto perentorio per cercare insomma di dare anche un po' di... come dire, di certezza ai vari format, perché poi ne abbiamo viste di tutti i colori, con campionati che sono stati anche deturpati, no? Sì. Dall'eliminazione di alcune squadre, dei numeri dispari e quant'altro. Quindi insomma si dovrebbe andare verso questo fronte di maggiore certezza. Ci fermiamo, poi ti faccio rispondere al messaggio che è arrivato prima, però un attimo così lo ritroviamo e te lo rileggo subito dopo la pubblicità. Di nuovo insieme per la seconda parte di Proteramo. Prima della pubblicità era arrivato un messaggio che
era un po' lungo, articolato. Ci siamo dimenticati. Ce lo siamo dimenticati, però la regia l'ha ripescata. Il lavoro più importante del mese è stato nello spogliatoio più che nella tattica. Sono contento che resti perché si saprà adeguare a ciò che la società gli affiderà il prossimo anno, che purtroppo non sarà granché. Prima di farti rispondere, io ti faccio vedere delle immagini. Ti abbiamo diviso in doppio schermo, come eri al momento dell'arrivo e come, se, e come eri quando invece allenavi il Teramo, per far capire insomma che il lavoro c'è stato e ha prodotto conseguenze che, se vediamo, Maurizio, abbastanza drammatiche. Ecco, a sinistra è il giorno dell'arrivo, a destra con insomma i capelli erano un po' così, la barba era un po' colà. È vero, ma venivo anche dall'influenza. No, lo sai che conferenza stampa è? Non me lo ricordo, perché qualcuno mi ha mandato una foto, dice ma che si è invecchiato di 20 anni. che il lavoro ci sia stato lo si vede dalle conseguenze fisiche. A sinistra eri fresco, con la cravatta, di là insomma eri uscito da un tornado più o meno. Però adesso, tornando seri, rispetto al messaggio nella prima parte, ma è vera? Cioè, il lavoro più difficile, più complicato, è stato quello nello spogliatoio? Intanto credo che il lavoro più difficile, ma non per un tecnico, per una società, quindi per tutto un apparato che hanno a che fare con il risultato sportivo, perché tutti pensano che con il risultato sportivo ha a che fare soltanto il tecnico, ma in realtà non è così. Ha a che fare il tecnico, lo staff tecnico, la società, i tifosi, i giornalisti, magazziniere, dottore, fisioterapisti, anzi saluto Carlo Duo che è un po' che non lo sento, fisioterapisti, quindi magazzinieri, team manager, tutti hanno la loro parte, tutti svolgono il loro ruolo all'interno di uno spogliatoio. Più c'è una linea guida unica, quindi un unico pensiero, e più si riesce a gestire la squadra. È normale che il giocatore che non gioca magari può dirti non va bene, quindi bisogna gestirlo. Quindi la gestione credo che sia la testa del calciatore, sia la cosa più importante per potergli permettere di esprimersi bene da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tattico e da un punto di vista fisico. Assolutamente. C'era anche un altro messaggio con cui noi ci associamo, però insomma noi staremo con tutto il rispetto per voi e gli ospiti, ma la dottoressa Cantagalli merita tutto il minutaggio della trasmissione. Grazie. Vogliamo ascoltare e ammirare lo splendore della giornalista. Buona Grazie. Serata. Se poi ti lasciamo correggere il nome, però sì, con la J, altrimenti si arrabbia. Però insomma ha messo dottoressa. Noi, se vuoi, per 23 minuti ti lasciamo il proscenio. No, andiamo non via. Non pretendo tanto. Però insomma va bene, noi siamo qui di contorno, caro amico da casa, cioè, so che magari non siamo belli da vedere. Poi nella doppia schermata di prima, nemmeno tanto lui, insomma, adesso sì, adesso stasera sta benissimo. Non vi buttate giù, però. No, non ci buttiamo giù. Quello era un amico? Era un amico? No, dico un amico che tutte le volte lascia un messaggio così a Ania. Quindi sai chi è? No, lo vedrai. Va bene, Andrea, tu chi, come vedi il futuro, nel senso a livello di conferme? Cioè, secondo te, chi non andrebbe confermato, ma chi sarà confermato? Perché poi chiediamo al mister se l'anno prossimo qualche cambiamento della rosa del Teramo sarà. Sì. Ma al di là dei contratti che ci sono in corso, in essere, quelli scaduti, chiaramente Infantino mi sembra che sia una pietra miliare per la prossima stagione. A me è piaciuto tantissimo, perché è un altro ruolo particolarmente ostico, Celli. Ostico perché in questi anni il Teramo ha faticato tremendamente a trovare un giocatore che sulla sinistra si esprimesse in un certo modo. Abbiamo visto lo scorso anno addirittura c'erano due terzini di ruolo che non hanno giocato e veniva messo un giocatore fuori ruolo lì perché i titolari o il titolare e la riserva non erano all'altezza della situazione. Quindi quello era un ruolo delicato e nel quale il Teramo stentava a trovare una soluzione adeguata, come il ruolo del centravanti che produce gol. Quindi questi due giocatori mi sembrano molto funzionali anche al futuro. Il portiere è stato ospite qui la scorsa settimana, è chiaro che non so quando siamo anche orfani della tazza. È vero, sì. Non so quando sarà a regime, però Gomis per esperienza, per carisma, è un giocatore che può far parte di un eventuale progetto. Per il resto io non mi spingo tanto oltre, perché c'è la possibilità di rifare quasi da capo un progetto tecnico. Ora starà
al mister, ai direttori, al presidente, mettere in campo un progetto ripartendo, se non da zero, quasi, e il mister lo potrà modellare in base a quelle che sono le sue esigenze. Poi se tu chiedi a me dall'esterno, io ti dico che questi giocatori, visto quello che hanno risolto, io li meriterrei stretti. Poi Infantino ha il contratto, c'è lì in scadenza, però io ripeto, faccio queste considerazioni un po' prescindendo dalle situazioni contrattuali. E poi c'è da verificare la situazione di Caidi, perché lui ormai è un giocatore bandiera. Lo è praticamente anche formalmente, perché sì, lui ha più di 4 anni consecutivi fatti nel Teramo. Bisogna vedere insomma se ha ancora le giuste motivazioni nel restare a Teramo, se magari lui può avere delle opportunità per avvicinarsi a casa e quindi lasciare questa città e questa piazza a cui penso sia molto legato. Però io non sarei affatto sconvolto se ci fosse un grande cambiamento della rosa, perché c'è un allenatore che ha guidato questa squadra, ma ora può, ha i margini per poter fare un progetto tecnico da capo, e se si va d'amore d'accordo nella realizzazione di questo progetto, perché non cogliere questa opportunità? Assolutamente. Oh, ci sono ancora altre domande da casa che ci arrivano, ma non si può chiedere un altro anno di prestito per Fiordaliso e Spinozzi? Sul secondo non lo so, sul primo, caro amico, non credo, poi chiederemo al mister. Magari con obiettivi più importanti potrebbe rimanere a Teramo un altro anno. Certo, per come gioca il Torino di Mazzarri, ora chiaramente si deve ancora formare, ma per quello che ha dimostrato quest'anno sembra proprio fatto apposta per andare in quel Torino, anche perché in quel ruolo Moretti e Gigi si sono fatti male. Quindi sembra quasi un predestinato, però deve ancora scalare. È ancora un po' presto, però forse la Lega Pro gli sta un po' stretta. Ma... E poi ti faccio rispondere anche su Spinozzi, che te conosci bene. Io posso dire quello che è il mio pensiero, che come sempre è il mio pensiero, quindi non è la verità assoluta, anzi, spesso e volentieri sono cavolate. L'anno scorso ci chiedevamo lo stesso di Cucchietti. Era un 98, ha fatto 36-35 partite, mi sembra titolare le prime 35 a Reggio Calabria, e tutti prospettavano l'anno B, procuratori, ma non è così semplice sempre, bisogna fare un percorso, perché fare un percorso particolare, quindi sì, magari è più facile che Alessandro possa trovare qualche sistemazione in B con una squadra che giochi con quel sistema di gioco. Spinozzi? E sarei felice se lo potessi allenare ancora. Spinozzi? No. Ah, Fiordaliso. Spinozzi vale lo stesso per Spinozzi. Spinozzi però è il secondo anno già che fa rispetto a Fiordaliso. Sì. Spinozzi è il 98, ha giocato lo scorso anno a Pontedera facendo molto bene, quest'anno ha iniziato a Piacenza che si gioca del campionato, quindi una squadra di vertice, e poi ha fatto molto bene da noi. Certo. Ci dicevano anche dei giocatori in attacco che invece il nostro amico non confermerebbe, Agna, Zecca, Barbuti e Cappa. Ma Barbuti è in teoria già confermato, perché ha un altro anno di contratto, quindi dovrebbe rimanere, salvo altra valutazione. Zecca è un prestito, Cappa idem, quindi di conseguenza è sono valutazioni diverse, però io non so effettivamente se tra i giocatori sotto contratto, sono un po' dubbiosa, un po' scettica anche da quello che un po' si è fatto filtrare in società sulle posizioni di Lewandowski e di Barbuti, per valutazioni differenti. Lewandowski perché è sicuramente, lui ha altri 2 anni di contratto, il portiere del Teramo, però non sono convinta che possa di nuovo accettare un altro anno da secondo di Gomis, iniziare un altro anno da secondo di Gomis, fermo restando che poi Gomis effettivamente a metà luglio, quando partirà il ritiro, sarà effettivamente a disposizione dopo il grave infortunio. Non so se però comunque Lewandowski possa essere disponibile ad accettare un ruolo marginale rispetto a quello che è di Gomis il ruolo da titolare. Per quanto riguarda invece Barbuti, non so, oggi, quest'anno ha contribuito poco anche per via di continui infortuni,
due gol, tante assenze. Non so se magari società, allenatore valuteranno un vice Infantino diverso rispetto a Barbuti, però questi discorsi ovviamente devono tenere in considerazione anche l'altra parte, ovvero la volontà della società deve sposarsi anche con la volontà dei giocatori che sono sotto contratto, perché altrimenti non si farà niente. La risposta al tecnico? Non credo che risponderà. No, cosa posso dire è che intanto quando si fanno delle valutazioni che cosa vogliamo fare? Ecco. Quindi voi dire questo. Ne avete parlato? Certo. E quali sono che cosa volete fare? Quali sono gli obiettivi? Lo vengo a dire a te. No, vuol dire è normale che ci sono degli obiettivi e parliamo di, ecco, dell'osservazione, della conoscenza della categoria, oppure della categoria superiore, quella che, cioè vuol dire i calciatori, bisogna vedere che calciatori vogliamo prendere, che struttura societaria organizzativa, ovviamente dalla società, parlo proprio dell'organizzazione societaria, quindi dal magazziniere al direttore, quello che è la società, che cosa vuole fare, quali sono gli obiettivi, e in relazione a questi si devono prendere dei calciatori. E se noi vogliamo avere un obiettivo, che credo che sia giusto coltivare un obiettivo che sia una posizione migliore di quella di quest'anno, perché altrimenti, e quindi non. Quindi provare a puntare ai playoff. Se si vuole puntare a fare dei playoff, ma dei playoff da protagonisti, perché fare i playoff dopo una settimana stare a casa, come è successo ad altre squadre, e questo sposta di molto le cose, non voglio dire, allora si prova a fare dei playoff con una squadra. Se si vuole provare a fare i playoff con un'altra squadra, bisogna fare delle scelte in relazione a quello che dobbiamo fare, ma queste scelte vengono fatte soltanto se si conosce la materia dei calciatori e quindi senza mezzi termini, voglio dire, dobbiamo prendere dei calciatori e funzionare a questo progetto. Ok. Tra l'altro ho sbagliato, è a scadenza. Sì. Andrea, ti chiedo, perché poi faccio rispondere a mister, perché voglio vedere la faccia quando ti faccio la domanda, perché voglio vedere la faccia quando lui saprà che dopo deve rispondere lui. Dopo Teramo-Vispesaro, Maurizio disse... è stata una settimana fatta bene, è giusto che sia così, e tutte le settimane dovrebbero essere così, mi guardi fisso, come se, poi sulla professionalità, insomma, ci tornerò alla fine dell'anno. Che cosa voleva intendere? Che evidentemente nelle settimane precedenti non ci sono stati i presupposti per svolgere una settimana tipo come il mister intende essere per una squadra professionistica. Questa è stata la mia lettura, poi chiaramente il mister ci chiarirà se è così, ma io quando ho ascoltato quelle parole evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto nelle settimane precedenti. In quella settimana invece, forse perché consci comunque che da quella partita passava la stagione, perché vincere quella partita voleva dire sostanzialmente blindare la salvezza, si è lavorato ed è trascorsa la settimana con i crismi di una squadra che milita in un campionato professionistico, e quindi quello dovrebbe essere non l'eccezione perché si va incontro alla partita delle partite, ma dovrebbe essere la routine per una società, per una squadra di questa dimensione. Ce la fai, Ania? Faccio rispondere anche te in 20 secondi. Mi rifai la domanda, perché mi è arrivato un comunicato sul traforo del Gran Sasso. Ok, che cosa intendeva Maurizio quando diceva vabbè, poi questa è stata una buona settimana e dovrebbero essere sempre così nelle settimane? Probabilmente in quella settimana in particolar modo si è preparato magari meglio di altre la gara, meglio di altre settimane tutte le componenti hanno lavorato affinché quella gara fosse preparata per l'appunto al meglio, e magari per altri motivi, per altre questioni, in altre occasioni non è stato così. Ecco. Ce lo riascoltiamo un pezzettino, così poi lo facciamo rispondere. Questo è sempre è il problema che c'è a Teramo sempre, nel senso che per fare questi campionati serve molta professionalità, serve molto senso di appartenenza, e non che a Teramo non ci sia tutt'altro, però
credo che abbiamo bisogno veramente per fare il salto di qualità di cose importanti. Questa settimana, grazie all'aiuto di manager di Marco Colponi, siamo riusciti veramente a fare un ritiro giusto, a fare una giusta, grazie anche logicamente alla società, ma credo che questa debba essere la normalità nel mondo del calcio. E prepararci così per le partite debba essere la cosa più normale al mondo, non deve essere lo straordinario. E il Teramo ha un grande pubblico, oggi eccetto qualcuno che ci sta in tutte le piazze, e si è dimostrato ancora una volta vicino alla squadra. Anche nei momenti di difficoltà, quei 2-3 minuti, c'erano solo pochissima gente che non stava a favore della squadra. E questa è la cosa più importante. I ragazzi vanno incitati dal primo all'ultimo minuto, poi se c'è da contestare ci si contesta dopo. Non è che voglio dire tutto oggi, perché ancora non siamo salvi. Magari più in là riprenderò il discorso della professionalità, che è molto importante. No, beh, intanto devo dire che noi abbiamo sempre, siamo andati sempre in ottimi alberghi, abbiamo sempre fatto ottimi ritiri, e quindi la professionalità fa parte da un discorso più ampio, che è quello che io per professionalità intendo la passione che uno mette nel fare il proprio lavoro. Quindi io metto, oltre che un contratto da professionista, metto anche molta passione, quindi sono molto professionale, mi piace, credo che sia giusto arrivare al campo 2 ore prima e lavorare fino dalla mattina alla sera e avere un ufficio in cui vedere i filmati. Credo che sia importante che tutte le componenti che sono indicate, scelte dalla società per fare questo lavoro, lavorano tutti in un'unica direzione, che come l'allenatore la società mette al centro del progetto i calciatori, così i dirigenti dovrebbero mettere al centro del progetto l'allenatore e tutelarlo, non nel proteggerlo, tutelarlo nel voler fare, nell'assecondarlo nelle scelte anche professionali. Quindi io credo che questo è il mio punto di vista. Che questa proprietà abbia fatto dei sacrifici importanti, abbia speso delle risorse importanti dal punto di vista economico, e quindi debba essere anche tutelata da questo punto di vista, che chi lavora, tutti quelli che lavorano devono dare il massimo della loro professionalità, cioè devono mettere il massimo della loro passione e devono tutti quanti remare dalla stessa parte. Questo intendo per professionalità. Con il contratto rinnovato si lavora, un allenatore lavora meglio o peggio? Cioè lavora meglio, anzi no, lavora meglio? Poi rispondiamo anche a questa domanda sul prossimo anno. Ma io intanto credo di essere una persona molto passionale, e anche però con un senso di equilibrio, e nel senso che non è che il contratto mi dà la forza per poter essere arrogante o poter essere... No, non intendevo. Voglio dire, non voglio assolutamente, non fa parte, anzi odio le persone così. Però io sono, mi piace, credo che di essere arrivato a un punto dove la mia decisione va di pari passo col mio futuro, perché avendo un'età non più giovanissima, anzi, voglio con tutte le mie forze fare un campionato importante, di vertice, oppure un campionato importante, perché raggiungere, fare sempre campionati così... Vuoi dire va bene, perché comunque ho bisogno di vivere, di lavorare, quindi voglio dire sono molto, non ho problemi a dirlo, e quindi però non scendo, voglio incidere nelle scelte, quindi credo che sia giusto per tutti fare un campionato di vertice, e questo non va solo nella scelta dei calciatori, ma va anche nella gestione degli stessi e anche della professionalità delle persone che stanno... Certo. Che sono deputati nei loro ruoli. Vuoi dire, io ho avuto un rapporto fantastico con tantissima gente. Dopo te lo leggo, l'ho segnato. Hai avuto un rapporto fantastico con me? Con tantissimi dirigenti, con tantissime persone, ma questo voglio dire, noi dobbiamo crescere da un punto di vista della partecipazione attiva, che è un principio importante nella motivazione del calciatore, non motivarlo proprio con facendogli sentire che siamo vicini al suo percorso calcistico. Chiarissimo. Ti andrebbe bene allenarti all'Acquaviva e giocare al Bonolis?
Ma hai visto mai l'acqua viva? No, ho visto pochissimo l'acqua viva. Abbiamo anche delle immagini recenti, eccolo qua. Beh, comunque devo dire che il niente ha fatto di quello che penso io sempre, perché però credo che molte squadre, oggi parlavo proprio con un direttore di una squadra, che vuol dire si allenano su campi disastrati e poi vuol dire, ma non è mai giusto neanche questo, anche se ci sono situazioni che comunque ci sono problemi di campo. Io credo che con un po' di buon senso e buona partecipazione da parte di tutti si possa permettere alla squadra di allenarsi su un campo idoneo per poter poi svolgere le partite per poter svolgere poi la gara della domenica, del sabato, della domenica, del fine settimana, che conduce la gara. L'anno prossimo, visto che insomma c'è un po' detto che punti ad un campionato un po' diverso, avrai anche un sistema di gioco un po' diverso, oppure il 3-5-2 dà quelle sicurezze? Però il 3-5-2 dà sicurezze, forse è una squadra che non ne ha. Ma tutti, adesso anzi mi faccio pubblicità così, e anche no, sono stato troppo rilassato, no. Poi c'è la presentazione del libro in questi giorni, il libro sul 3-5-2 verso il settore tecnico perciano il 28 infatti 29. tra un po' vediamo. Ma io credo che siano molto importanti i principi di gioco, quindi la gestione del calciatore, i principi di gioco, la gestione degli allenamenti, la partecipazione attiva, quello che riusciamo no, leggo i messaggi, no, quello che riusciamo a dare da un punto di vista emotivo, perché poi comunque se noi vogliamo recuperare palla nella metà campo avversaria, ovviamente se siamo 3-5-2, 4-4-2, 4-3-1-2, non so, 3-4-3, tutti i sistemi che conoscete, bisogna andare nella metà campo avversaria con più uomini. Quindi sì. Siamo okay. E tutti i sistemi di gioco, la dislocazione dei calciatori in campo a. Però un marcatore di meno oggettivamente. Okay, un marcatore di meno vuol dire che tu nella scelta dei calciatori di prendere due giocatori, se vuoi sposare il progetto Maurizio, due giocatori che chi è deputato alla scelta dei calciatori che abbiano un uno contro uno molto marcato, che sappiano difendere uno contro uno, che abbiano il coraggio di difendere uno contro uno, quindi vuol dire che abbiano la capacità di impostare, che abbiano la capacità di aggredire. Tu dici, ma questi giocatori sono in Serie A? No, ci sono anche al Teramo, no, no. Perché abbiamo visto che il Teramo di quest'anno è pieno di questi calciatori che poi sono stati stimolati a giocare l'uno contro uno, credo che sia per me l'aspetto più importante, quindi per questo serve la partecipazione, tutti devono credere al progetto, non è? Dopo Verona, eccetto proprio il presidente che era quello che ci credeva di più, credo che ci sia stato qualcuno che magari ha cominciato a avere delle poche certezze, ma presidente, allenatore e calciatori hanno avuto certezze importanti e queste certezze hanno fatto sì che la partita dopo abbiamo affrontato la Genelmina e abbiamo vinto. Proprio queste certezze, nessuno ha mai pensato che non facessimo risultato su nessun campo, eppure comunque abbiamo perso una partita importante in casa contro la Virtus Verona e stare nella metà campo avversaria in quel momento era un oggetto di critica. Per me invece è un oggetto di vanto stare a metà campo avversario. No, quello che si è rilevato a volte è che quello che si è rilevato a volte è che l'intenzione c'era, poi nella realtà. C'avevamo paura. No, nella realtà dei fatti poi il termine non c'è sempre riuscito. Sì. No, in campo ce ne sono, purtroppo ci sono anche gli avversari che a volte ti costringono a stare dietro, oppure magari il Teramo in quel momento l'aspetto mentale, prendi un gol e ti metti paura, oppure fai una giocata sbagliata e ti metti paura e vai 10 metri più indietro, però la nostra idea di calcio era quella di stare il più tempo possibile con e senza palla nella metà campo avversario. Quindi secondo te un upgrade va fatto anche dal punto di vista singolo dei calciatori, non solo del sistema di gioco? Certo, va fatta nella testa dei calciatori, noi vogliamo stare nella metà campo avversaria. Più siamo nella metà campo avversaria, meno siamo nella nostra e più la nostra fase di gioco, il nostro coraggio aumenta. E questa è un po' la mia idea di quello che vorrei. Si fa anche meno fatica a tenere poi palla, paradossalmente. Vorrei avere una squadra che abbia un grandissimo coraggio, che è quello di giocare l'uno contro uno, di marcare, di essere spregiudicata. Prima è apparso, te lo facciamo rivedere. Sì, scudetto. No, sì, che scudetto. Questa doppia pagina. Sì. Che è grande segno. Una rubrica Nuovo Calcio. E sì. Ci sei anche te. Per che cosa? Tattiche, nuove idee di allenamento, l'esperienza dei professionisti a disposizione dei dilettanti. Sarai un relatore.
Tra le altre c'è, vabbè, Leonardo Semplici, Aurelio Andreazzoli. Anche Semplici parla del 3-5-2. Anche Semplici parla no, vabbè, questo del 3-5-2. È praticamente... Io, perdonami. C'è la presentazione del mio libro. Non capisco che cosa c'entri Giovanni Galli. Però va bene. Ma allora, intanto... le soluzioni tattiche più interessanti viste in Serie A. Vabbè. E allora, questa è la presentazione, in occasione della presentazione del libro, del libro che ho scritto insieme ai logici. 3-5-2, comportamenti in fase difensiva in base alle varie zone di campo. Altezze di campo, sì. E poi in relazione a questo libro c'è questa discussione di due giorni, che una parte teorica e una parte pratica sul campo, dove quei allenatori lì propongo le loro idee di calcio rispetto a quel sistema di gioco. Credo che soprattutto io e Semplici parliamo del 3-5-2, non mi ricordo. Però un allenatore va addirittura, Andrea, a parlare dei segreti sostanzialmente. Il 3-5-2 sembra non volerlo modificare. Tanto la verità è che abbiamo azzeccato i rinforzi a gennaio, altrimenti non ci saremmo salvati. Ma mister, che dice del manto? È da cambiare? Ti scrive lo sceriffo. Allora ti faccio rispondere poi, Andrea, sul 3-5-2. Devo fare? Se cambieresti il manto, cioè sei da cambiare il manto. Io rispondevo che allora intanto quando parlo di che bisogna mettere i calciatori a proprio agio, parlo anche dello stadio, il terreno di gioco, di tutti gli aspetti che sono legati a adesso il campo sintetico in erba, vuol dire se c'è un regolamento, se il campo va bene ci alleniamo su quel campo e giochiamo su quel campo. E poi è normale che uno dice che voglio avere la poltrona in panchina piuttosto che la sedia, che la panchina, ma vuol dire noi ci dobbiamo adeguare al concetto degli alibi. Io credo molto nella vita e nello sport negli azzeramento degli alibi, quindi se uno dice di fare un percorso poi lo fa e non ci devono essere alibi, non si deve tornare indietro, non ci devono essere ripensamenti, non è che dobbiamo dire giochiamo qui ma giochiamo sul sintetico ma poi la domenica andiamo a giocare sul campo d'erba, oddio ok, non va bene questo, bisogna giocare punto e basta. Allora, sulla domanda che ti ho fatto prima, insomma, un allenatore che entra nei meandri del 3-5-2 ti sembra uno che lo voglia abbandonare? È difficile, però il 3-5-2 in questi anni è stato sempre il rifugio del Teramo, perché quando si è provato a cambiare le cose quasi sempre sono andate male, meglio tornare... Posso farvi una provocazione? Sì. Allora, ma il nostro 3-5-2 non è mai stato in effetti un 3-5-2? E qui torniamo a disquisizioni che si facevano anche 2 o 3 anni fa, sì, con altri allenatori, cioè che un 3-5-2 ma non è realmente un 3-5-2. Vuoi dire, noi abbiamo spesso e volentieri trasformato il sistema di gioco a 4, soprattutto da parte di Cristian Ventola, e quindi come quarto offensivo, e soprattutto c'era Ventola e De Grazia, quindi 4-4-2, e soprattutto con la grande interpretazione tattica di Mattia Proietti, che spesso e volentieri abbiamo ribaltato il vertice del centrocampo, e quindi abbiamo, se parliamo di numeri, abbiamo giocato, mo diranno con la voce bassa, ma il mio timbro, 3-4-1-2, quindi il concetto di giocare con due punti e tre quarti dietro, quindi Mattia spesso e volentieri andava su play avversario, magari è una cosa che si è notata, eccetto quando giocavamo contro... E spesso quando avete sofferto è perché il centrocampista basso dell'avversario andava su Proietti. Sì, per le qualità di Mattia veniva spesso marcato, e quindi vuol dire lì abbiamo provato a lavorare con delle rotazioni cose tattiche, però vuol dire il nostro concetto era ribaltare sempre il vertice e proprio lasciare questo coraggio ai calciatori, che e devo dire che Caidi qui è stato, ma anche Polak, anche Fiordaliso, sono stati fantastici in questo, l'hanno fatto spesso bene, anche se poi qualche piccola sbavatura ci ha costato qualche gol, tipo con la Fermana, una partita per me pazzesca, che è stato forse il crocevia del nostro campionato, se volevamo essere acqua e carne o pesce, e noi abbiamo perso 3 punti con la Fermana, che quei 3 punti volevano dire playoff. Quindi togli la Fermana, li metti al Teramo, prof, ma una partita che meritavamo di vincere veramente con molta forza, e abbiamo preso un gol proprio su un duello individuale, sulla palla lunga, un duello individuale dove la supremazia, e abbiamo sbagliato anche tantissimi gol, dove la nostra supremazia è stata praticamente marcata dall'inizio alla fine. Abbiamo avuto 2 o 3 partite dove la nostra supremazia è stata molto forte, a Verona questa, e dove abbiamo perso.
Quindi questo ci deve fare anche riflettere, no? Per il futuro, perché poi quando la situazione è più razionale dobbiamo anche capire perché partite dominate le abbiamo perse. Certo. Andrea, ti... No, vabbè, io chiudo dicendo che è stato spesso il rifugio del Teramo questo modulo, ma non è stato per un aspetto romantico, perché è stato il modulo che ha portato alla Serie B, ma anche perché ci sono giocatori, soprattutto in difesa, che hanno determinate caratteristiche e hanno dimostrato nel corso degli anni di tollerare meglio questo assetto piuttosto che un altro assetto. È evidente che se il Teramo dovesse avere ancora questa base in difesa, con Speranza che è ancora sotto contratto, con Caidi, se verrà rinnovato, è chiaro che è difficile pensare a un Teramo che possa cambiare assetto difensivo. Se invece si farà a meno di questi pure giocatori... Pure io dico di sì. Cioè? Che lo cambierà. Vediamo, vediamo la reazione al volto. No, dico se questi restano è difficile pensare a un Teramo che abbia un assetto diverso dal 3-5-2. Se invece una buona parte del reparto sarà rinnovato, allora probabilmente si vedrà anche un nuovo modulo e un ritorno che sarà difesa a 4. Io volevo dire anche un'altra cosa, che noi abbiamo divento serio, e noi abbiamo giocato per molto tempo senza Speranza, che oltre ad essere una persona, un ragazzo carismatico all'interno dello spogliatoio, credo che sia anche un buonissimo calciatore, e un ragazzo che magari ha perso in aggressività, ma che ha delle letture che poco c'entrano con questa categoria. Sì. E quindi voglio dire, le valutazioni vanno fatte anche in questo senso, e abbiamo giocato soltanto sei partite con portiere di comando. Quindi queste sono cose, anche valutazioni che vanno fatte per proseguire e per raggiungere il nostro obiettivo, perché comunque le valutazioni, come dicevo prima, come abbiamo iniziato a dire, cioè fanno parte dello spirito di osservazione. Se noi ci fermiamo e andiamo a vedere le cose con superficialità, oppure vogliamo entrare soltanto nel nostro ego, non va bene, bisogna vedere quello che è funzionale a un progetto. Assolutamente. Noi siamo quasi praticamente in chiusura, anzi abbiamo anche sforato. Tu pensa che io sono andato a vedere questo incontro, sarà sabato 29, domenica 30 giugno sarai a Coverciano. Ovviamente noi ti facciamo in bocca al lupo. Se fossi arrivato un po' prima ti avrei chiesto di chiedere ad Andrea Azzoli di scansarsi all'ultima di campionato, ma capisco che è una cosa che arriva un po' purtroppo. Perché? Che c'è? Perché abbiamo l'Empoli l'ultima giornata, se magari si scansava. Abbiamo chi? Abbiamo. Teramo? Teramo! Invece, visto che... Magari si potrebbe scansare Spalletti per favorire il suo vecchio amico Andrea Azzoli. Ma stai fermo lì! Maurizio, riportaci in Serie B. C'è Inter-Empoli? Sì. Maurizio, riportaci in Serie B. Ma vuol dire, io, sai, il nostro percorso vitale c'è un inizio e una fine, c'è la nascita e la morte. Ok, però questo... se te la cavi sempre con questa cosa. No, che... in questo percorso conta il durante. Io in questo durante, il mio sogno, visto che non ho, il mio sogno è fare una categoria superiore a quella che faccio adesso. Il mio sogno, quindi tutti quanti noi abbiamo un sogno nel cassetto, no? Te credo che voglia fare carriera nel tuo lavoro, nel suo, voglio dire, tutti quanti vogliamo, no? Ma sì, certo. Sì. Quindi voglio dire, è il miglioramento, no? E il miglioramento può essere progressivo, può essere, non lo so, però è il miglioramento, quindi il genere umano vuole migliorarsi, tutti quanti vogliamo migliorarsi, io credo che sia giusto, e sia, però bisogna avere anche poi la capacità e la competenza per poterlo fare. Continuare su questa interessante pagina di filosofia dell'essere umano. Eh sì, va bene, buone vacanze e grazie. E insomma, voglio stare sul Danubio tanto. Te ne vai lontano? Te ne vai lontano? Sì, dai, voglio dire, no. Intanto ho figli che studiano, quindi devo stare qui. Però ti riposi un attimo. Stacchi un attimo la spina. Io ho già staccato abbastanza, voglio dire, quindi. Ah, già sei. Vedo l'ora di iniziare. Iniziare a lavorare il prossimo anno e di strutturare, di contribuire a strutturare dal punto di vista tecnico, logicamente. Grazie ad Agenore Maurizio per essere stato con noi, soprattutto perché adesso ti aspetta. Noi ti ringraziamo, oltre a Teramo Calcio chiaramente e all'ufficio stampa, lo ringrazio personalmente perché è venuto da Roma e a Roma deve tornare adesso, e visto che sono le 22:09 per chi ci segue in diretta, insomma.
ti ringrazio. È stato un piacere, venire qui. Se vuoi dire, per me non è un sacrificio, come ho detto prima, faccio le cose con passione e quindi credo che sia questo. Quindi mi ha fatto piacere molto partire da casa, venire qui, fare la trasmissione, tornare a casa e poi niente. In bocca al lupo, mi crepi. Grazie ad Agenio Rizzi, grazie a Daniele Cattacalli e Andrea Costantini, ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte.